Le telecamere del giornale di Casoria si trovano nel centro giovanile di Secondigliano, Sandro Pertini, luogo culturale e di ricreazione per bambini e giovani, dove il LARSEC, laboratorio di riscossa secondiglianese, presente in piazza Luigi di Nocera, ha organizzato la prima giornata del corso per piccoli pasticceri, in cui i bambini si sono cimentati per la prima volta con uova e farina nella preparazione di biscotti, grazie alla supervisione della pasticcera Francesca Arduino, in arte Madama Volpe. Insieme a lei abbiamo intervistato inoltre una delle fondatrici dell'ARSEC, Chiara Capasso. Allora, noi siamo praticamente, abbiamo organizzato anzi un laboratorio di pasticceria per bambini dai 5 ai 13 anni. E in che cosa consiste? Abbiamo la nostra Francesca che è una pasticcera proprio nella vita, questo è il suo mestiere, e ha deciso di insomma dedicarci del tempo. Ogni martedì dalle 4 alle 6 insegnerà, chiaramente ad ogni lezione ci sarà comunque verrà spiegato insomma tutto un procedimento. Ad esempio oggi è la giornata dei biscotti glassati, la settimana prossima sarà dei muffin e via dicendo. Quindi è un modo per insegnare comunque ai bambini o quantomeno far capire che ci sono delle alternative, che sperare che magari possano appassionarsi adesso Mestiere, poi poi perché no, potrebbe anche diventare poi il mestiere diciamo della loro vita. Però la cosa principale è che devono divertirsi, quindi l'obiettivo è imparare, però potersi anche divertire e trascorrere 2 ore con altri coetanei e quindi stare in totale spensieratezza. La risposta è veramente positiva. Noi diciamo che il primo vero laboratorio è stato il laboratorio di pizzeria. Perché precedentemente c'è stato quello di informatica che ha avuto comunque una risposta, diciamo, minore rispetto a quello di pizzeria. Con la festa del laboratorio di pizzeria, in realtà le stesse mamme dei bambini, quando poi ci siamo salutati, ci hanno lasciato i loro numeri di telefono dicendoci di chiamarle immediatamente. Quindi noi così abbiamo fatto, come abbiamo iniziato quello di pasticceria, immediatamente le abbiamo chiamate e sono venute tutte, diciamo, in massa. Quindi la risposta è veramente positiva. Sono lì in attesa poi delle nuove, diciamo, proposte e di nuovi laboratori. In effetti noi siamo tutti ragazzi, abbiamo essenzialmente dai 18 ai 29-30 anni. Per lo più siamo studenti, sono in pochissime quelli che lavorano, quindi chiaramente la condizione dello studente non è di chi dispone, diciamo, in termini finanziari di grandi risorse, quindi noi ci autofinanziamo, tutto quello che facciamo sono soldi cacciati da noi, non abbiamo nessuno alle nostre spalle, non c'è nel partito politico, non c'è veramente assolutamente nessuno. Quindi è un modo fondamentalmente per iniziare a far parlare di Secondigliano, però questa volta insomma bene. Quindi Secondigliano che non è soltanto fatto di camorra, non è soltanto fatto di faide, non c'è soltanto inciviltà, ma ci sono un gruppo di ragazzi che stanno insomma cercando di fare qualcosa per questo quartiere. In realtà non ne abbiamo. Allora, a parte il fatto che già maggio e giugno saranno 2 mesi molto molto intensi, a giugno ci sarà Giugno Giovani, quindi insomma non voglio ancora svelare nulla, ma saranno veramente 2 mesi molto 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 intensi. Con l'associazione che ho conosciuto tramite un'amica, mi ha fatto molto piacere appunto conoscere questa associazione e parteciparvi, mettendo appunto le mie capacità a servizio appunto dei bambini qui di Secondigliano. Anch'io vivo qui e so perfettamente cosa significa non avere uno spazio dove giocare, uno svago, Quindi insomma. fare qualcosa per tenerli impegnati, per non tenerli tutto il tempo avanti alla televisione o avanti al computer e a videogiochi simili. Mi faceva veramente molto piacere fare questa cosa ed è stata come prima lezione veramente una bella Quindi esperienza. diciamo che non vedo l'ora che arrivi martedì prossimo, a dire il vero, perché sono. Sì, mi è piaciuto molto, anche perché ho visto i bambini veramente impegnati. Non c'è stato bisogno di fare capriole, giochi magici per tenerli attenti, insomma, sono. Anche divertite, sono Sì, si rimaste sono attenti. divertiti e sono rimasti attenti, con tutto che comunque avevano anche età molto differenti tra di loro. Mi ha fatto veramente molto. Mi ha stupita, nonostante appunto la mia esperienza di animazione quasi decennale che continuo. Mi ha veramente stupita vederli così attenti per 2 ore facendo fondamentalmente tutto un percorso, però fermi, Disciplinato. sì, disciplinato, Tutto e molto normale. contenuto, però veramente sono rimasta piacevolmente colpita, davvero. Quindi l'età non incide, insomma, in questa cosa. La passione E sostanzialmente. sì, no, è anche appunto quella manualità, perché io credo che sì, effettivamente con lo studio si può arrivare a grandi livelli, però ognuno di noi ha insito qualche capacità. Quindi c'è Tutto l'ho chi. intravisto, diciamo.
E io l'ho intravista, sì, ho intravisto questa capacità insita, infatti mi farebbe piacere se grazie a questo corso magari potessero incominciare a pensare un poco a che cosa fare da grande, immaginare di fare i cuochi, i pasticceri, insomma, sì, che per me ogni dolce è una dimostrazione d'affetto. Sì, sì, io spero infatti vivamente che loro con la ricetta che gli ho dato rifacciano, ripropongano questa ricetta ai genitori a casa. E magari, sì, no, magari appunto potrebbero coglierla anche come un'esperienza da fare insieme ai genitori, quindi approfittare di questa cosa per fare qualcosa insieme, perché io capisco che in questo periodo si va sempre più di fretta, non si ha mai tempo per le persone, e purtroppo anche in famiglia è così, quindi io spero che con questa cosa ci si possa riappropriare un poco del tempo passato bene, del tempo passato in famiglia.